Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo strabiliosamente video. Partiamo già con la dislessia. Esatto, vai, sì. Come già avete visto dalla copertina. Copertina. Oggi ci accingiamo a mangiare pezzo di tavola calda di street food che è tipico catanese, dopo aver provato arancini, cipolline, bla 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 bla, abbiamo deciso di fare quest'altro video che, come già avete visto dalla copertina, sono sono le cartocciate, tipico street food catanese, ce l'avete chiesto in tantissimi. È la mia parte della gastronomia preferita, cartocciate e pizzette, come se non ci fosse un domani, piove. Quindi noi adesso, in base ai vostri consigli che ci avete scritto su Instagram, anzi cogliamo l'occasione, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Quindi vi ringraziamo per il like a questo video, per la condivisione, per la campanella, per tutto quello che farete, vi ringraziamo tantissimo. Andiamo subito, i posti sono tantissimi, dobbiamo incominciare perché sennò noi non ci arrigogliamo a casa. Intossicazione. E andiamo a mangiare la cosiddetta cattocciata. Avete presente, no? Il corsivo. Quindi c'è quella cattocciata. Cattocciata. E noi diciamo cattocciata. Andiamo. Siamo giunti al primo posto, il primo di una lunga serie. Dove siamo? Siamo da Giada, al villaggio Sant'Agata. Lo so, starete per dire: ah, ma di quartiere non lo conosco, così eccola. Io però, ragazzi, vengo dal quartiere. Da una vita prendo le cose qua che sono buonissime. Vabbè, lo scopriremo a breve. Ora vediamo. Ci sono 40 gradi, per dirvelo. Sì, andiamo a prendere subito, così assaggiamo, perché la strada è molto lunga. Abbiamo preso la prima, che però non è classica. Vabbè, noi oggi andremo ad analizzare un po' le cartocciate in generale, quelle che troviamo, quindi proprio il pezzo di cartocciata. Questa nello specifico, con le patatine, guarda caso. Bella, le patatine. Io le amo le patatine. Chiama perché? È calda. Patatine, ketchup e maionese. È un po' food porn, diciamo. È leggermente food porn. Eccola qua. È messa a fuoco. Bene, sembra deliziosa questa. Questa è mia. Tanto gradi. Vediamo com'è di dentro. Faremo fettere una macchina. Io voglio la parte con più formaggio. Io voglio la parte che sta appena colando. È quella più cicciosa sua. Allora, dentro, solitamente nella cartocciata dentro c'è pasta, prosciutto, formaggio e pomodoro. Quindi questa invece ha l'aggiunta di, non ha il prosciutto, ha le patatine e ha il tomato. Vediamo com'è, vediamo. Hai gustel. A me la pasta piace tantissimo perché è croccante fuori e morbida dentro. Più ne bevi di più, è buono, è veramente buono. Questa variante è molto food porn, quindi molto carica, molto, molto junk, no? Ma neanche più di tanto, però vi posso dire che la pasta mi è piaciuta tantissimo. Anche il würstel era buono. Il würstel era buono, formaggio buono. Un po' fuori mano, però potete provatela. Adesso noi ci accingiamo al secondo. Andiamo. Ci siamo spostati, abbiamo preso l'altra cartocciata, adesso andiamo a mangiarla. C'era sempre con vissere patatine. Cartocciata mamma a Catania, a sto orario non c'è, sono le 16.34, ricordatevelo quando finirà il video, alle 22. Che peccato. La cartocciata di adesso è costata 1,80 euro. La cartocciata di adesso l'abbiamo presa da Soave, che... al Corso Indipendenza. Perfetto, quindi è un must, che di Catania lo conosce sicuro. Questa della macchina mi piace, è comoda, è itinerante. E questa è la pusedda. Io lo vado a cinque. Allora, bella pusedda significa bella in donza. Questa è la bambina, non so se in donza significa cicciona, tutto il suo splendore. No, facciamo vedere anche sotto, di lato. Mi piace che le persone che ci vedono in macchina ci guardano. E là, anche qua Rustel. Da lei metà io. Patatine, tomato, maionese, formaggio, la pasta classica. È buona. È buona, le patatine sono un po' fredde. Allora, questa è buona, mi piace il condimento, però la pasta preferisco quella di Giada perché questa è un po' troppo briosciosa. Ok. Però è buona di sapore. Carino dentro la macchina. Giada secondo me è migliore. Anche secondo me. Più che altro per la pasta. Tempo della strada, arriviamo lì e... con la magia della... cinema, ci vediamo tra...
Due secondi. Ok, siamo arrivati. Dovevamo andare da Savia, però abbiamo fatto un piccolo. E siamo in piazza Trento. Mi rendo conto, ce n'è uno, tutti gli altri sono la 31. Fai questa battuta ogni volta che veniamo qua. Però mi piace, è bello. Siamo al bar Trento. Abbiamo preso la cartocciata classica. Questa volta l'ho trovata. Valle. C'era quella giusta, ma la volevo provare classica. Okay. Costata 2,50 euro. Abbiamo preso anche una piccola cosa che ora vi facciamo vedere. Questa è la cartocciata. Io mi copro gli occhi, sennò poi. La cartocciata è una bambina. Sbanghe te. Tieni. Che mi hai dato? Dentro quella classica abbiamo detto che c'è il prosciutto, il formaggio e il pomodoro. Fa impressione. A me il prosciutto mi fa impressione, perché il prosciutto deve essere di una certa qualità, sennò mi dà fastidio proprio. Posso? Allora, la pasta non è male. Giada era quella che mi piace di più. Mi piace molto il pomodoro. È un po' fredda, ma ci sta. L'interno è molto buono. Anche il prosciutto, che generalmente sapre sa di cartone o di cose strane. Però la pasta è sempre meglio quella di Giada. Un po' briosciosa, è troppa pasta. Ma per caso avete messo il like? Così. Possiamo da Savia? Sì. E andiamo a mangiare l'altra cartocciata. Ne abbiamo ancora al primo posto, Giada. Teri, quando il quartiere vince su tutto. Tempo della strada e arriviamo subito. Ragazzi, Margherita la vuole mangiare in macchina perché c'è tanta gente. Iniziamo in macchina, andiamo in macchina. Siamo dei professionisti. Rossa si vergogna, vabbè, entriamo in macchina, andiamo. Dai. Siamo da Savia, siamo stati da Savia. Prendere, io, cioè, vorrei farvi notare, ieri c'era fresco. Questo ho messo il maglioncino. Sono 40 gradi, sto morendo. Ieri pioveva, freddo, maglioncino. Stamattina 40 gradi all'ombra. Da Savia abbiamo speso 2,50 euro. Il ciauro è bello, perché da noi è bello, non è buono. Spaccala questa cartocciata. Ancora mi dà a me la parte con tutto il prosciutto. Però io lo devi assaggiare il prosciutto. Gli fa troppa impressione. Ragazzi, mi fa cioè, ora, il prosciutto nella cipollina, nella cartocciata. Cioè, ma taglia, cioè, ma tu tagli. Cioè, lo state vedendo questo prosciutto? È bello questo prosciutto? Cioè, mi vorreste dire ma non è per Savia, dico. Ma magari per Savia, perché ce l'ho con Savia, perché sarà buonissima. Mangia. Prosciutto che è tipo il culo del rinoceronte. Brutte parole, è la terza brutta parola che dici. Ma culo non è una brutta, è una parte anatomica. Devi mangiare il prosciutto. Mangia il prosciutto. Mangia la cartocciata nella mia macchina. Bravo, non l'ho mangiato. Continua. Mangiare questo. È buonissimo. Allora, l'impasto è buono, è morbido. Anche se non è caldissima, però è buono l'impasto, mi piace. Non è male. Tu resta la migliore, quella di Soave. Il prosciutto era buono. Tu hai fatto tutta una parte, tu. E soprattutto, se vi sta piacendo il video, mettete un like, va. Adesso noi siamo arrivati da Panificio La Farina. Ve lo facciamo vedere. Prendiamo la cartocciata anche qui. Ecco. L'ha presa. È felicissimo. Sembra un po' tipo un attore. Sì, un attore pornografico. Costata 1,70 euro. Ho preso la cartocciata, ce n'erano 1.456 tipi diversi. Tant'è che quando gli ho detto scusi, volevo una cartocciata, uno ha detto quale delle tante, giustamente. Questa è la cartocciata in tutto il suo splendore. La faccio vedere. Sembra così. Bella però. Ti prego il prosciutto. Dividilo equamente. Non si taglia, te lo giuro, non si taglia. Ragazzi, non si taglia il prosciutto. Non ci posso fare, non è che ci posso fare. Non... Che è bionico. Non vedi che te ne faccio mangiare un altro pezzetto. Non esiste. Mangia, è la tua parte, se no non me la mangio io. Impasto, formaggio e salsa è uguale a quella di Savia. Allora, l'interno non mi piace tantissimo, è anche un po' salato. Cos'è il prosciutto? Qua abbiamo la pasta che è un po' più sottile, è sempre troppo morbida per i miei gusti. È un ni. Al momento l'unico vero ni è questo. Adesso abbiamo finito con Panificio La Farina, andiamo alla prossima. La sesta. E andiamo al Tris Bar. Ci vediamo tra poco. Andiamo a prendere io, siamo al Tris Bar. Immancabile. Andiamo subito a prendere e poi ce la mangiamo in macchina. La cartocciata l'ho presa. Costata 2,20 euro. Più o meno nella media alta, perché i primi due anzi sono costate meno di tutti. E mentre noi ci domandiamo perché il Tris Bar si chiama Tris Bar, andiamo ad assaggiare subito questa cartocciata che a prima vista sembrava interessante, mi piaceva molto. Questa cosa la amo. Questa cosa io la amo. Amore, io direi una cosa importante. Siccome è tipo 30 milioni di gradi, è meglio forse non spaccarla. The floor is lava. Esatto. Tipo la cosa più calda del mondo.
Com'è? Buonissima. Buonissima. Ma si vede? E il prosciutto è buono. Attento che è bollente. Perché non ci soffi? E com'è questo prosciutto? È buonissima. È buonissimo. Ragazzi, sembra un mega sofficino, ma troppo buona. La pasta è sottile, è proprio buono il sapore della pasta. Ma anche del formaggio e del pomodoro. Piano adesso tutto il liquido. E Giada era la più buona, ma non era classica, quindi era un po'... sai, c'erano le patatine, c'erano... Questa che è classica è che io odio il fucking prosciutto. Questa... Niente ragazzi, Tris Bar è appena salito in classifica. E ha appena finito l'acqua. E io quindi morirò. Scusa! Scusa! Corriamo subito da... 40. Volevamo andare a quella della fiera. Vero. Era sabato pomeriggio, era chiusa. Ragazzi, noi purtroppo facciamo altri mille lavori. Io faccio il badante, non è vero. Ma di chi? Non è così. Andiamo da 40, dai. Da 40 è quella cosa lì. Quella che blocca l'ingresso al lungomare. Ci avete presente? Che là c'è il mare. Andiamo a prendere la cartocciata. Si vede, questo è 40. Pezzo di tavola calda è costato, ovviamente non me lo ricordo. Allora, 2,30 euro. Non c'era la cartocciata classica, c'era quella con l'uovo. Che a me va più che bene. Problemi non ne ho. C'era uno che correva, che ci guardava. La gente si inficca con la testa dentro la macchina. Ma questa è un'altra storia. È fredda. Perché ancora quella doveva uscire. Oh, mi dispiace perché comunque... Aspettate, mi copro gli occhi. La qualità di 40 è sempre ottima. La spacchiamo, si vede l'uovo. Io comincerò a mangiarne sempre un pezzettino perché sto quasi arrivando. Però c'è l'uovo, l'uovo mi piace. Tu ti mangi questa che è più piccola. No, l'odore è buono. Guarda che c'è prosciutto. Oh, quanto che freddo è buona. Pensate alla stessa cosa. La pasta non è sempre delle migliori perché è molto mollicosa, molto panosa. Al momento ti spareggiate, ci hanno dato sotto. Però gli ingredienti sono molto buoni. Assolutamente sì. Io continuo a guardare là e non là. Bravo 40. No. Andiamo subito dai nostri amici di Mantegna. Bene, sembra una pazza. Adesso siamo da Mantegna. Fede è andata a prendere le cartocce, la cartoccia dal solito, perché io sono semi paraplegico, non riesco a muovermi. Ora ve lo faccio vedere. Io e la mia capacità di utilizzare la fotocamera. Siamo alla ottava. La cartoccia è costata 2,20 euro. Sembra stranamente anche questa fredda. Siamo a Catania. Abbondantemente fredda. A Catania o non ci sono cartocciate o sono fredde. Che se a un tot orario andate in giro troverete questo. Vi informiamo di questo. Anzi, questo prosciutto si taglia. Si è diviso. Ma oh santissimo Dio. Che? Dai, non essere prevenuto. Allora, non è ghiacciata. Fredda. No. Questo è buono. È morbido, è morbido. Molto morbido. Cioè solitamente quando è fredda è un cubo di blocco. E anche l'interno è buono, Mi fa molta paura il prosciutto. No, è buono. Non mangiate, è buono. E buono, non è male. Perché generalmente lo fanno troppo grosso, quindi dà quella sensazione di carne. Bravo Mantegna. Anche la salsa non è male. Tris Bar. Sì, ragazzi, era un fagottino di livello atomico. Ci accingiamo ad andare nell'ultima? Cardì. Però questa volta non quello a Tre Mestieri, ma proviamo quello al Viale Vittorio Veneto. La loro nuova sede. Dove non siamo mai stati, se non lo conoscete, abbiamo fatto un sacco di video dove ci sono anche loro gli arancini, le pizzette. Io li amo. Vabbè, andiamo. Eccolo qua. Cardì. Siamo tornati a casa, abbiamo fatto un giro della luna, sono le 19.20, tipo cartocciata, siamo stati da Cardì a Catania, non a Tre Mestieri. Apriamo e vediamo com'è. È caldissima, c'era un manicomio. E cabra. La spacchiamo? Spaccala! Credo che sia un po' filante questa cosa. Assaggiamo. Il formaggio è bello formaggioso. È buona, molto buona. È molto buona.
Ma comunque questa volta preferisco sempre quella del Taste Bar. La pasta è buonissima, l'interno è buonissimo, ma per me è troppo panosa. La del Taste Bar era più sottile e mi è piaciuta di più, ma soltanto questa è la differenza, perché poi è eccezionale, eh? È stato un tour fantastico, stancante come sempre, perché noi ogni volta ci riduciamo sempre all'ultimo per fare tutto, e penso che siamo concordi sul fatto che il Taste Bar è quella più buona di tutte. Taste Bar, e poi altra che ci ha colpito molto, ma soprattutto me che non la conoscevo per niente, Giada. Grazie mille per averci seguito fino a qui, speriamo che il video vi sia piaciuto. Mi ha scioccato. Ma in caso vi ricordate di mettere il like, grazie. Ragazzi, come sempre, grazie mille. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.